Padre Pio, dinanzi all'Eucaristia, al solo meditare l'Eucaristia, al solo fare, direi, l'adorazione eucaristica, si sente un fuoco dentro che gli brucia e mangia la sua carne, mangia il suo cuore. Delle volte, dice Padre Pio, questo cuore pare che vuole uscire, scappare dal mio cuore, dal mio corpo, chiedo scusa. Ma nello stesso tempo Padre Pio si meraviglia quando soprattutto sente da sacerdoti religiosi che non avvertono quello che lui avverte dinanzi al mistero dell'Eucaristia. E nello stesso tempo Padre Pio dice che queste offese, la scarsa devozione, lo scarso amore, la cattiva preparazione che i sacerdoti fanno prima di, diciamo, celebrare, la poca considerazione che dei sacerdoti hanno nei confronti di Gesù e Eucaristia, e l'offesa è più grande, è il peccato più grande che fa soffrire appunto Gesù. E in una lettera lui riporta le parole che Gesù gli dice e che ora voglio leggervi. Sarei stato meno offeso da costoro, parla Gesù ora, se l'avessi amato di meno. E Padre Pio commenta: sono i giusti lamenti del nostro dolcissimo Gesù. Mio padre, continua Gesù, non vuole più sopportarli. Io vorrei cessare di amarli, ma il mio cuore è fatto per amare. Che parole stupende! Questo Gesù che soffre, e soffre forte, e soffre per questa irriverenza da parte dei suoi ministri, dei presbiteri, ma dice: io vorrei cessare di amarli, ma il mio cuore è fatto per amare. Grande, grande, grande. Gli uomini, continua ancora Gesù, aprendosi, confidandosi con Padre Pio, gli uomini vili e fiacchi non si fanno nessuna violenza per vingersi nelle tentazioni, anzi si dilettano nelle loro iniquità. Le anime da me più predilette, dice Gesù, messe alla prova, mi vengono meno. Le deboli si abbandonano allo sgomento e alla disperazione. Le forti si vanno rilassando a poco a poco. Non possiamo commentare queste parole, ma le dobbiamo solo far entrare nella mente e nel cuore e chiedere al Signore il dono della conversione ad una adorazione, ad un rispetto maggiore del suo corpo e del suo sangue. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!